appassionate di Formula 1, ben ritrovati a questa nuova puntata di Sport Today, benvenuti, ma io ovviamente prima di cominciare devo assolutamente chiamare in causa il mio compagno di squadra Luca Preti. Eccomi qua. Ciao Allora, Luca, ciao. mi sono Allora, preparato oggi numeri, statistiche, vai. oggi non tanto statistiche in quanto numeri, cioè i numeri ci sono, però andiamo un po' a ricostruire la scelta di determinate sigle che ha deciso di utilizzare la scuderia Ferrari per chiamare le proprie monoposto. Questo perché? Perché nei giorni scorsi, a circa 2 settimane dalla presentazione della monoposto 2024, che lo ricordiamo, avverrà a porte super mega sigillate il 13 di febbraio, la scuderia Ferrari ha ufficializzato quello che sarà la sigla della monoposto che scenderà in pista appunto nel corso di questa stagione. La nuova macchina si chiamerà SF24. Ci sono tantissimi tifosi che si sono dimostrati contrari alla scelta ancora di questa sigla, però ha deciso comunque il team di Maranello un nome in continuità con la tradizione precedente, puntando sempre sulla sigla SF che celebra appunto la scuderia Ferrari, seguita ovviamente dall'anno della stagione agonistica in cui disputerà appunto la stagione. Non c'è nessun richiamo ai 95 anni della scuderia come nelle scorse stagioni, con l'anniversario che di fatto sarà celebrato quest'anno. E nel corso del campionato, infatti, la vettura che ha centrato poi il terzo posto nella classifica dei costruttori, che ha preso il nome di SF23, con un percorso che Ferrari ha mantenuto anche quest'anno. Spero non in termini progettuali, perché qui le aspettative sono molto, molto alte, soprattutto perché è stato spiegato in diverse occasioni quanto ci sarà una sorta di cambiamento, non di rivoluzione, ma un grande cambiamento sul progetto della futura monoposto. La Formula SF, caro Luca, ha debuttato sulla SF15T nel 2015, quindi ti parlo della prima rossa di Sebastian Vettel, quella che lui aveva chiamato Eva. Eva. Il secondo anno dell'era ibrida della Formula 1 in cui la T finale era proprio legata al ritorno dei motori turbo. Dal 2016 poi la T, lo ricordiamo, è stata sostituita dalla H in modo da rendere ancora più chiaro il legame tra la Formula 1 e la scuderia Ferrari con l'era ibrida iniziata nel 2014 con una denominazione poi mantenuta anche per i 2 anni successivi. Qua andiamo a toccare degli anni un po' sofferenti. Iniziamo con il 2017, perché si erano celebrati i 70 anni dalla fondazione della casa italiana. Qui la sigla era stata mantenuta anche per il 2018, SF71H, appunto per simboleggiare un po' la continuità dei due progetti. Passiamo invece ad un anno un po' più sorridente rispetto al 2018 e al 2017, quindi il 2019, il primo anno di Charles Leclerc con la Ferrari, anno in cui la Ferrari aveva scelto di ricordare i 90 anni della creazione della scuderia, mentre poi nel famigerato 2020 c'era la SF1000, quella che rappresentava insomma il raggiungimento dei 1000 Gran Premi in Formula 1, un risultato che comunque la Ferrari è stata l'unica ad ottenerlo nella sua storia, nella storia della Formula 1. L'ultima eccezione è quella della F1 75 del 2022, altra monoposto relativamente sfortunata, si era partiti in un certo modo, poi insomma sappiamo com'è andata, quando il cavallino aveva scelto di chiamare la sua vettura F1 75 per andare un po' a celebrare i tre quarti di secolo dell'azienda. A livello statistico, e ti chiudo il mio papiro verbale, la SF24 sarà quindi la nona monoposto ad avere la sigla che inizia con SF ed è la quinta volta che il nome è accompagnato dall'anno in cui scenderà in pista la monoposto. Tutto questo per dire che non importa che abbia la sigla F1, 74, 75, SF, non SF, SF71H, l'importante è che sia una monoposto veloce e competitiva, o no? Hai detto tutto te. Io dico solamente è un piacere ascoltarti perché hai fatto un excursus di Grazie. questi anni spettacolare. Di alcune cose non me le ricordavo. Della SF1000 mi ricordo il colore marrone perché io andai a vederle al Mugello e quando passa, ho detto quando arriva la Ferrari, uno di fianco mi ha guardato e fa era quella. No, ho detto ma quella è marrone, chi è? Scusate.
perché era quel rosso mattone storico, che, cioè, con quella luce che c'era in quella curva in cui ero io, era marrone. Però ripeto, indipendentemente dal nome, che secondo me ha una valenza semplicemente per richiamartela, e io apprezzo la semplicità e la, sia del nome corto, 4 caratteri, e il richiamo immediato alla scuderia Ferrari e l'anno in cui stiamo correndo, più che qualche esempio di qualche altro team che ha messo lì o in piedi un nome che è sembra, non lo so, un nobile tedesco, sai, quelli con i nomi, esatto, a parte il codice fiscale, ma lunghissimo, cioè proprio... Non ho ancora trovato un giornalista che scrive la stessa cosa, perché ognuno sa un pezzo in più, hai capito? Quindi, cioè, pensa lo speaker al circuito quando dovrà, ecco che scendi in pista là, vabbè, quindi per me il nome è relativo. Ci ho visto molta discussione sopra, ma non la comprendo, perché quello che dobbiamo vedere è competitività a qualsiasi costo, anche a costo dell'affidabilità, ma dobbiamo vedere una macchina competitiva. E non solo nel cuore, ma di quello che si legge o non si legge, l'aspettativa è che lo sia quest'anno. Vince il campionato non lo so, perché non c'è solo la Red Bull, quest'anno saranno molti in molti saranno forti, andranno forti in pista, hanno dei piloti motivati, soprattutto gli anziani, e sono quelli che spero ci faranno divertire. Non credo che verrà fuori un brutto campionato, però ripeto, speriamo, Luca, a una cabala del nome, come andrà la macchina, per favore, no, io non sono di quelli che la pensa così. Io, guarda, non vedo l'ora che venga fatta la presentazione, va benissimo anche a porte chiuse, così tutti vediamo le stesse cose, ma io sarò uno di quelli al guardrail a Fiorano il primo giorno che la metteranno giù con le ruote per i filming day. Penso che ci sia qualcosa prima delle prove, perché la voglio andare a sentire, ad ascoltare dal vivo, perché vedere non si vedrà molto, soprattutto nei filming day, ma voglio sentire il rumore del motore, perché secondo il me quest'anno suono, il motore, la musica, il suono contare un po' di più. Sì, io sono uno di quelli che si va a cercare i reel con i rombo dei V12, dei V10, ce n'è uno bellissimo che sta circolando adesso, che fanno vedere Imola e inquadrano dove dovrebbe essere. Io ero uno di quelli che a Imola, in piazza sotto l'orologio, si metteva così ad occhi chiusi e ti diceva che marcia avevano, in che curva erano, e non sbagliavo, perché c'era qualcuno davanti alla TV che mi diceva sì, ci hai preso. Quindi ecco. È una cosa emozionantissima, e spero che saremo in tanti per dimostrargli che il tifo c'è, noi ci siamo e ci deve essere anche la squadra. E per il momento, giusto, però, caro Luca, sì, ma ci dobbiamo accontentare di sapere solamente il nome, perché ancora adesso poi più ci avviciniamo di fatto a quando ci saranno i test, all'inizio del mondiale, più l'attesa aumenta, quindi sembra che poi questi giorni non passino più, ma invece poi vi renderete conto che voleranno, e sarà un mondiale molto lungo, per questo speriamo tutti che possa essere altrettanto competitivo. Voi che cosa ne pensate? Siete di quelli che siete contrari alla famosa sigla SF, oppure pensate che sia importante che sia assolutamente una monoposto che possa riportare un po' Maranello ai vertici delle classifiche dei campionati piloti e costruttori? Fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti e Luca vi leggeremo, e soprattutto se avete degli argomenti che volete che io e Luca trattiamo nelle prossime puntate, fatecelo assolutamente sapere. Se non l'avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Caro Luca, ci vediamo alla prossima puntata, dove andremo a parlare di un altro pilota che è stato blindato. Dal rosso si passa al color papaya, quindi penso che tu abbia, esatto, già capito di chi parleremo. Assolutamente sì, adoro la papaya io. Buonissima, ciao a tutti.